Dobbiamo analizzare il fatto che oggi come oggi chi si avvicina al mare si avvicina giustamente col desiderio di guadagnare, perché quel guadagno che viene a mancare sulla terra uno cerca di procacciarselo in mare. Però siccome si tratta di mestieri che vengono in genere improvvisati, quindi senza alcuna direttiva, diciamo, centrale, ecco il sudiciume che si riversa in mare. Siamo qui in un convegno molto importante in cui c'è il connubio costa-mare, due ambienti che si completano a vicenda, due ambienti che da noi trovano la giusta dimensione, soprattutto perché noi anche come comune abbiamo già previsto un piano di utilizzo del demanio marittimo, che è proprio quello di sfruttare le due cose in una prospettiva di sviluppo economico ambientale del nostro territorio. Lo scopo della vela proposta come strumento di integrazione è proprio quello di ritrovare sulla stessa barca soggetti molto differenti, insieme a soggetti normodotati, soggetti disabili, star bene inteso in senso generale. Allora, è la vela per l'integrazione, l'approccio al mare, l'approccio allo sport, per vivere serenamente insieme.